Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Agenzie turistiche e aziende di soggiorno in questi giorni di vacanze fanno a gara per soddisfare clienti e ospiti con programmi strapieni di iniziative le più disparate. Ma la vita, questa benedetta vita che è l'unica che abbiamo, è soltanto un bidone da riempire o è qualcosa di più? La vita non è un contenitore da riempire di cose, di avventure, di esperienze, fino a scoppiare. La vita è piuttosto una pianta viva che esiste per aprirsi al sole. Allora germoglia, cresce, fiorisce e matura i suoi frutti. La vita, ritmata sul tempo che passa, lunga o corta che sia, è fatta per aprirsi a Dio che non passa mai. In queste domeniche ci viene detto e ripetuto: chi crede in me ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. Se uno mangia di questo pane, vive in eterno. È Gesù Cristo a parlarci così. Ma che vorrà dire vivere in eterno? In cosa consiste la vita eterna? È quella carica in più che noi non abbiamo, ma che ci può dare soltanto Dio. È la vita di Dio. È vivere condividendo la stessa vita di Dio. Ma fin d'ora, questo è bello. È un altro modo di stare al mondo, insomma. Non più un vivere epidermico, superficiale, cogliendo ad ogni esperienza soltanto la scorza, ma un vivere in profondità, trovando il significato vero di tutto ciò che si vive. È un vivere che porta a godere dei beni materiali senza diventare per questo materialisti, e con il vantaggio oltretutto di goderne veramente in maniera più intensa e più profonda, perché tutto ciò che si gode si sa che è dono di Dio, e questa coscienza lo fa gustare ancora di più. I veri gaudenti a questo mondo sono coloro che vivono già fin d'ora una vita eterna. Ma deve essere alimentata, altrimenti intristisce e muore. L'alimento della vita eterna è il pane dell'Eucarestia, ma siccome non si vive soltanto di pane, cioè non basta mangiare ostie consacrate, ecco che quell'alimento per noi è anzitutto la parola di Dio, è il Vangelo. Ascoltarlo spesso, portarselo nella mente e nel cuore, è nutrire la vita eterna che c'è in noi. Chi ne fa l'esperienza non sarà esente per questo dal faticare, come tutti, dal soffrire, come tutti. Certe volte andrà in crisi, e chi non ci va, almeno ogni tanto, ma non sconfina mai nell'angoscia o nella disperazione. Non perché sia più bravo degli altri o più forte quanto a costituzione, ma perché ha in sé la vita di Dio e la nutre e l'alimenta con diligente costanza. Provare per credere, si dice di fronte a certe esperienze. Ebbene, questa è una di quelle, quindi provare per credere. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.